stamattina abbiamo ascoltato le sue dichiarazioni, diciamo, sul governo, ma le volevo chiedere se ha sentito il prefetto e il questore per iniziative di emergenza in quella zona. Ma guardate, noi non è un tema di emergenza. Come ho scritto anche nel post stamattina, Napoli ha numeri che non sono da emergenza, sono i fatti che sono accaduti, che sono terribili e inaccettabili, quindi il comitato ha sempre affrontato tutte le questioni. Domani pomeriggio ci sarà un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che era già programmato da prima e sicuramente si farà il punto su quello che è accaduto e che è assolutamente inaccettabile, cioè quello che è accaduto venerdì pomeriggio noi non l'accettiamo. Adesso abbiamo bisogno di due notizie, una importantissima e l'altra anche importante. Quella importantissima, che migliorino minuto per minuto le condizioni di Noemi; la seconda, che il criminale barbaro senza cuore venga assicurato al più presto alla giustizia. Queste sono le due notizie che ci attendiamo minuto per minuto.